Maschio. Allora, ci vuol molto? Beh. Ho capito. Immagino tu sia il nuovo cameriere. Speriamo bene. Io sono Virgilio, segretario personale del dottor Victor Angeli. Avremo modo di conoscerci noi due. Pronto? Ah, mamma, ciao. Sì, lo so. Mamma, in questo momento sono in una riunione. Aspetta un attimo. Rimetti a posto quei libri e ricordati le 3D. Disciplina, discrezione... Duttilità. Ah, sì? E come facevi a saperlo? Beh, ce lo dicevano sempre all'alberghiero. Ah, bravi, bravi. E voi due, sbrigatevi con questo nuovo sistema d'allarme. Certo, certo, sì, certo. Sì. Forse famo una pausa. Allora, famo una pausa, capo. Se famo una pausa. Ne hai di lavoro, eh? Ne hai di lavoro. Primo giorno. Primo giorno, eh? Chiudi quella fogna. Quante volte ti ho detto di non ripetere quello che dico? Tante volte, capo, tante volte. Avresti dovuto vedere la moglie di Victor Angeli. C'era lei l'altra volta. C'ha due mele cotogne. Due mele cotogne, capo, due mele cotogne. La vuoi una birra? Che? È ottimo questo filetto, eh? Vedo che il signore è di buon umore stasera. Io sono sempre di buon umore. Ah, mi sembra di ricordare diversamente. No, per niente. No, con questa carne così pregiata ci vuole un vino altrettanto pregiato. C'è ancora qualche bottiglia di quel vino che ci hanno regalato dopo il nostro affare in Svizzera? È un po' che non si mette ordine in cantina, ma credo sia rimasta una bottiglia. Ci pensi tu? Certo. Jones, non ti avevo detto niente più donne in questa casa? Mm-hmm. Te l'ho detto sì o no? Sì. Ecco, allora chi è questa... Questo. No, dico questa nuova... Nuovo. Questa nuova cameriera. Cameriere. Si chiama Michele. Cameriere? Cioè nel senso che... È un maschio. Maschio, maschio. Hai presente? Due occhi, due orecchie, due braccia, due gambe e in mezzo un paio... No, stop! Non essere volgare. Ho afferrato... Lo dico, ho afferrato il concetto. Boh. Oh, Dio, come sono stanca. Ci credo, darling. È stata una giornata alquanto movimentata. Jones, posso farti una domanda un po' personale? Vuoi sapere se sono gay? No, no. Volevo sapere com'è che un cantante d'operetta diventa maggiordomo. Su, cambio piede. Facevo parte di una piccola compagnia teatrale. Gilda e le preziose ritorne.